Tutti i bambini lo sanno, alla luce del giorno gli incubi svaniscono e i mostri corrono a nascondersi. Anche i mostri di pietra lo fanno, ma i turisti che accaldati e accalcati visitano le cattedrali medievali non lo sanno. Vedono sì quelle magnifiche sculture bizzarre, animali a due teste, ibridi fantastici, ma non si spaventano perché c'è il sole e ci sono belle, forti lampade moderne. Ma cosa fanno i mostri di notte? Fatevelo raccontare da Nino Migliori, decano della fotografia sperimentale. Da alcuni anni si intrufola in piena notte nelle chiese romaniche dell'Emilia e li fotografa, o meglio, li risveglia grazie al lume di un paio di candele, che era poi l'unica illuminazione notturna possibile quando quelle creature immaginarie furono scolpite. E quelle fiammelle guizzano, carezzano, muovono i muscoli di sasso e loro prendono vita perfino in fotografie immobili. Per primi ha risvegliato i mostri di pietra dell'Antelami nello zooforo della cattedrale di Parma. Un volume preziosamente stampato ce li mostra. Poi sarà la volta di altri. Dobbiamo dirgli grazie perché di notte oggi le chiese sono quasi sempre chiuse e quelle rare volte ci sono le lampadine. È un vero peccato.